In questo caldissimo luglio, con il fuoco che si avvicina pericolosamente ai centri abitati della Maremma, scatta il vertice in questura coordinato dal prefetto Cinzia Torraco. Le emergenze ormai non si contano più. Cosa si può fare dal punto di vista organizzativo con il territorio? Già con un comitato della settimana scorsa, il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, proprio fatto e convocato appositamente per la questione degli incendi boschivi, avevamo in qualche modo potenziato e rafforzato il dispositivo anche per un'attività di prevenzione e di maggiore vigilanza. Oggi, proprio con la regione toscana, che era in collegamento videoconferenza con noi, è stato chiesto quindi anche un potenziamento delle risorse sul territorio. Sugli aspetti dolosi non spetta a me, ma ci sono in corso le indagini svolte dall'Arma dei Carabinieri. Il sindaco di Grosseto, Anton Francesco Verelli Colonna, fra l'altro anche presidente della provincia di Grosseto, una provincia in questo scorcio di estate davvero interessata da molti incendi, alcuni dei quali fortemente sospettati di essere di origine dolosa. Ma certamente io ritengo di essere sotto attacco. La modalità, la rapidità, la celerità con la quale questi incendi divampano danno sicuramente la sensazione che qualche cosa di preorganizzato, di precoordinato ci sia. Evidenze oggettive ad oggi non ce ne sono, ma sono stati ritrovati dei simili inneschi in diverse localizzazioni che danno appunto la presunzione di credere che ci possa essere dolosità. Quindi io per questo ho chiesto l'attivazione di misure straordinarie, quindi la dichiarazione della calamità naturale, dell'emergenza ovviamente regionale e nazionale, finalizzata al reperimento di finanziamenti e fondi aggiuntivi per creare ad esempio un presidio fisso nella zona di Marina di Grosseto e di Principina da parte dei vigili del fuoco. Ieri siamo arrivati alle case, 26 autovetture sono esplose, ci sono stati 2 intossicati leggeri, ora la situazione non può più essere rimandata, bisogna intervenire a livello di tavolo prefettizio con tutte le forze, con l'esercito e con l'aeronautica per evitare appunto che Principina, che secondo noi è il prossimo obiettivo, possa essere attaccata. Anche per il sindaco di Capalbio, Luigi Bellumori, potrebbe esserci la mano dell'uomo dietro alcuni incendi. Almeno per quanto riguarda gli incendi che si sono avuti a Capalbio hanno origine dolosa. Sicuramente si perde la serenità. Io credo, dopo questi quasi 2 mandati da sindaco, la prima volta che insomma la preoccupazione è alta, il territorio in questo periodo di grande siccità evidentemente soffre ancora di più quelle che potrebbero essere le ferite dovute da incendi. Abbiamo avanzato, come dire, delle richieste a puntuali alla regione toscana, ci stiano vicini perché evidentemente risorse, mezzi e uomini non sono mai sufficienti, come dire, un territorio così vasto.